5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose e saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia, per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia, quindi delle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezione fatta per l'asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21. Abbiamo impiegato un po' di tempo, io stesso inizio questa conferenza stampa un po' più tardi, perché volevamo inserire direttamente in questo decreto legge anche immediate misure di ristoro. Comprendiamo le difficoltà economiche e comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente coinvolti da queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato, e in particolare questo decreto legge dispone un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio sono costretti, ahimè, alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto rilancio. E vi ricordo che il Parlamento ha appena concluso la conversione dei primi quattro decreti ristori, sono tutti confluiti in un unico decreto, e vi ricordo che in sede i parlamentari hanno fatto un grandissimo lavoro, sono riusciti anche a rafforzare queste misure di sostegno. Ancora il Parlamento in queste ore, in questi giorni, sta completando l'esame e quindi l'approvazione della legge di bilancio, che contiene, come già annunciato, ulteriori interventi. Con il contributo delle forze di maggioranza, ma qui devo sottolinearlo, anche con le forze di opposizione, il Parlamento sta rafforzando il regime degli interventi a favore delle categorie che sono più esposte a questa crisi economica e sono anche meno garantite. Parlo ad esempio dei lavoratori autonomi e anche delle partite IVA. Stanno facendo un grande lavoro tutti insieme, e questo è un beneficio per tutto il Paese e soprattutto per le categorie più colpite. In ogni caso,
con il nuovo decreto di gennaio, il nuovo decreto ristori di gennaio, provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori su cui non possiamo intervenire in questi prossimi giorni, oltre quindi ai ristoranti e ai bar, e qui interverremo anche con delle misure perequative per evitare che si creino ingiuste differenziazioni di trattamenti. Non escusiamo ovviamente nuovi interventi. Dico solo una cosa: in questi giorni c'è molta critica per il cashback. Voglio ricordare che questa misura non è alleata degli assembramenti, è alleata dei cittadini, è una misura di sistema per la rivoluzione del paese. I benefici vanno ben oltre questo periodo della pandemia. Siamo qui a compiere in questi giorni con il cashback il primo passo per la integrale digitalizzazione del paese e per pagamenti in piena sicurezza. E tra l'altro diventa in questi giorni anche un concreto sostegno alle famiglie in un periodo così complesso. Ricordo anche che pur nei giorni di chiusura ci sono beni, negozi di prima per generi alimentari, di prima necessità, quindi si potranno pane, latte, pasta acquistare con uno sconto del 10%. Insomma, abbiamo davanti la fine di questo incubo, ci avviamo pur con misure restrittive al Vaccine Day, il giorno 27 dicembre, noi in Italia, un primo gruppo dei paesi europei, insieme ad altri paesi europei, ci sarà il Vaccine Day. Questo è molto importante. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre, dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi, interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato. Dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme. Dobbiamo ancora rimanere concentrati, non abbassare la soglia di attenzione. Prego, le domande. Partiamo con